dai pionieri al primo scudetto 1897-1905. Un pomeriggio di primavera, a Torino, quasi 120 anni fa. Sono le 4. Il bidello passa in tutte le classi, al liceo ginnasio Massimo D'Azeglio, per annunciare la fine delle lezioni. Uno sciame di ragazzi irrompe in via Parigni ed in via Gioia, dai portoni severi. Molti indugiano per strada, un gruppo corre in corso Re Umberto, va a riunirsi attorno alla panchina quasi all'angolo con corso Vittorio Emanuele. Quest'oggi c'è da prendere una decisione molto importante. Bisogna dare un nome alla squadra di football. Come si va a disputare le partite se non si ha nemmeno un nome? Le proposte si intrecciano, la discussione si fa aspra. Lungo il viale si accendono lumi a gas e viene l'ora di cena. Ma i ragazzi non riescono a mettersi d'accordo. Fioccano le proposte. Harris Club. Società sportiva Augusta Taurinorum. Forza e Salute. La gagliarda espressione piemontese Via Fort. E naturalmente Massimo D'Azeglio. C'è anche il latinista d'oltranza che propone con serietà Faticando Delectamur oppure Ludus e viene sepolto dai fischi. Eppure il latino, per quei ragazzi che fanno il liceo e vivono, ricordiamolo, nel 1897, è proprio la strada giusta. Salta fuori tra gli applausi un nome che è uno squillo, Juventus, gioventù. Qualcuno obietta che, quando i soci diventeranno anziani, addirittura oltre i 20 anni, quel nome, forse, non sarà più adeguato. Ma c'è chi risponde che gli sportivi restano giovani tutta la vita. E così viene ufficialmente battezzata la Juventus, la squadra dell'eterna giovinezza, quella che, dopo tanti anni, viene chiamata ancora la fidanzata d'Italia o la vecchia signora. Ora il nome c'è, ma non c'è molto altro, a parte una gran gioia di vivere e il desiderio di tirare a calcio un pallone. Due ragazzi, i fratelli Canfari, mettono a disposizione dei compagni l'officina del genitore. In corso Re Umberto 42 e qui si tiene la prima riunione ufficiale, lievemente turbata solo dal fatto che si deve approvare la quota di iscrizione, una lira al mese. Davanti all'esosità della richiesta, alcuni soci si ritirano. Gli altri, invece, approvano lo statuto ed eleggono il presidente, Eugenio Canfari, il padrone di casa. Ricordiamo qualcuno di quei storici personaggi che hanno fondato la Juventus, tutti ragazzi sui 16-17 anni. L'altro Canfari, Armano, Chiapirone, Tonna, Ferrero, Milvano, i fratelli Nicola, Cibezzi, Botto, nipote di Galileo Ferraris e pochissimi altri. Trovati i fondi, la sede viene spostata in luoghi più appropriati, una specie di stallaggio in fondo al cortile di via Piazzi 4, alla Crocetta, che è ancora in mezzo ai campi. Un carretto, spinto da soci volenterosi, in un paio di viaggi vi trasporta i vari arredamenti. Una tavola, qualche sedia, attrezzi da ginnastica. La Juventus diventa così una squadra vera e propria, tanto che l'altro grande team della città, il già noto FC Torinese, la invita ad una partita amichevole sul terreno del velodromo Umberto I. A questo punto i ragazzi della Juventus si accorgono con sbigottimento di non possedere una maglia dei colori sociali. Sembra incredibile, ma nessuno ci ha mai pensato. Finora si accontentavano di trovarsi in piazza d'armi dopo le lezioni del pomeriggio e alla domenica. Libri ed indumenti ammonticchiati facevano da porta, i ragazzi si toglievano la giacca e via, dietro un pallone. Ma ora si tratta di una vera partita, a cui assisterà certamente un pubblico straordinario, almeno 200 o 300 persone. Pare anche che faranno pagare il biglietto d'ingresso. Una maglia ci vuole a tutti i costi, si sceglie quella che costa meno. Una camiciola di percale leggero leggero, di un incredibile colore rosa carne, che poi, sbiadita fino all'inverosimile, sarà indossata fino al 1902. Completano la divisa, secondo il gusto dell'epoca, pantaloni neri sotto il ginocchio, fascia nera alla cintola, un berrettino alla savoiarda ed una cravatta a farfalla, nera. Il capitano propone di entrare in campo, almeno lui con la bombetta in testa. La proposta è bocciata, gli si consente però di giocare in segno di distinzione con il solino rigido e lucente. A poco i rosa della Juventus si fanno conoscere in città e fuori, ricevono persino inviti da Alessandria, poi da Milano e da Genova. La maggior parte delle volte si va in treno, terza classe. È un inizio difficile quello del calcio a Torino, i giornali ignorano le loro prodezze, d'altronde gli sport più in voga del tempo erano altri, forse anche essi non attiravano grandi folle. Ma il football, pian piano, si fa strada e già nel 1898, l'8 maggio e proprio a Torino, si può disputare il primo campionato italiano di calcio, incasso totale, lire 197. Tutto comincia e finisce nella stessa giornata, partecipano 4 squadre, alle 9 del mattino davanti a una cinquantina di persone
si incontrano l'Internazionale e l'FC Torinese. Vince la prima. Alle 11, quando gli spettatori sono saliti ad un centinaio, il Genoa batte la Società Calcistica di Torino. Alle 15, fra la viva eccitazione delle circa 200 persone presenti, si disputa la finale. La battaglia è accanita, si ricorre ai tempi supplementari e, dopo 2 ore di gioco, i ragazzi della Superba vincono per 2-1. E la Juventus? Dov'è la Juventus? I ragazzi in maglia rosa non sono stati giudicati degni di battersi con le grandi. Arrivano tuttavia nuovi soci, nuovi fondi e il colpo grosso è fatto. La Juventus giocherà al Velodromo. Nel 1903, altro avvenimento importante, le camicette di percale rosa sono ridotte a brandelli. Bisogna sostituirle ed arrivano dall'Inghilterra le maglie a strisce bianche e nere, quelle che un giorno faranno delirare tutta l'Italia. Già nel 1900 la Juventus aveva tentato la grande impresa di vincere il campionato ed era stata rapidamente eliminata, precisamente l'11 marzo 1900, data della prima gara ufficiale della Juventus. Nel 1903 e nel 1904 giunge la finalissima, in entrambi i casi viene sconfitta dal solito Genoa, ma nel 1905 la Juventus finalmente arriva al titolo. Va in finale, batte l'Unione Sportiva Milanese a Torino per 3-0, pareggia fuori casa con il Genoa per 1-1, rivince a Milano per 4-1, di nuovo pareggia con il Genoa in casa e va a 6 punti, contro i 5 del Genoa e 1 dei milanesi. Elenchiamo almeno i nomi di quegli 11 ragazzi, precursori dei campioni di ieri e di oggi. Durante, un pittore, Armano e Mazzia, studenti al Politecnico, Walti, tedesco, Goccione e Dimon, scozzese, tutti e tre impiegati, Barberis, studente in legge, Varreti, studente in ingegneria, Forlano, geometra, Squire, inglese, impiegato, e Donna, studente in legge, età media, 22 anni. Niente scudetto per gli 11 vittoriosi, una coppa alla società, che però deve vincerla 3 volte per diventarne definitiva proprietaria, ed una medaglietta d'argento a ciascun giocatore, con lo spazio apposito su cui ognuno, a sue spese, ovviamente, può far incidere il proprio nome.